Un momento che ha portato bene nelle stagioni scorse e che, per questo, si è ripetuto anche quest'anno. Parliamo della presentazione dell'FMC Fiorentino, avvenuta nel Palazzo Martino Filetico, nel centro storico del comune Gigliato. Tutto l'ambiente amaranto si è unito intorno alla squadra, in vista del via ufficiale della stagione, previsto per il 6 ottobre. Momento clou della serata, la presentazione dello staff tecnico e dei giocatori, che hanno sfilato di fronte al pubblico presente. Immancabile il rito della firma del pallone. Siamo quasi pronti, siamo carichi per questa nuova avventura, il secondo anno consecutivo in questa Lega e speriamo di far meglio dell'anno scorso. Abbiamo lavorato in estate facendo tesoro dell'esperienza appunto dell'anno passato, speriamo di mettere in campo questa esperienza per avere risultati migliori e per accontentare la nostra città, tutti i nostri tifosi che ci seguono. La presentazione di giovedì sera è stata anche l'occasione per staff tecnico e dirigenziale di fare il punto della situazione. Ma questo è un ambiente sempre molto positivo, quindi credo che come ogni anno la positività c'è perché c'è una società dietro che permette di lavorare sempre con molta tranquillità a tutti quanti, quindi sicuramente questo lo si evince, ma siamo consapevoli e quindi ben venga. È un po' come una famiglia, perciò come dicevi tu, quel clima così sicuramente si riscontra tutti i giorni nel quotidiano, e così come poi in una famiglia ci sono delle regole, dei genitori da rispettare e un modo di comportamento da tenere, però sicuramente è chiaro che il clima è quello di grande fratellanza, di grande unione e di una passione comune nel lavorare e provare a fare qualcosa insieme. Fiducia, dunque. Ora però non resta che aspettare le sfide ufficiali ed è già iniziato il conto alla rovescia in vista dell'esordio casalingo del 6 ottobre contro Torino.